Buongiorno ragazzi, bentornati su Tutto Tech. Oggi vi presentiamo un video che diciamo vi rende un po' più comodo il accendere e spegnere le luci in una stanza. Quante volte vi è capitato di avere più apparati di domotica in casa nella stessa stanza e dover ripetere più volte Alexa, spegni questo, spegni quello, spegni quello, spegni quello. Magari delle volte non vi risponde, magari non prende il comando, eccetera, eccetera, quindi diventa abbastanza pesante la cosa. Oggi in questo video vi faremo vedere come creare un unico comando che vi spegne tutto o vi accende tutto nella stessa stanza, che può essere comodo quando magari uscite o andate in un'altra stanza. Ma prima di questo vi ricordiamo di iscrivervi al canale di Instagram e iscrivervi soprattutto al nostro canale, attivare la campanella per poter ricevere i messaggi di quando caricheremo altri video. E detto questo, Guardiamoci un io... po' la Sigla! Entriamo nell'app Alexa, clicchiamo in basso a destra dispositivi e poi in alto il tasto più per poter creare aggiungi gruppo. Quindi per creare un gruppo nel quale poi andremo ad inserire le luci che vogliamo. Daremo un nome a questo gruppo, nel mio caso lo chiameremo sala. Fatto questo, clicchiamo su fine e poi clicchiamo su avanti. Qui ci chiederà che luci puoi aggiungere in questo gruppo. In questo gruppo a me interessa inserire lampada, eccola qui, e striscia LED. Fatto questo, clicchiamo sul tasto salva. Entriamo a vedere, dopo che Alexa ci ha avvertito che è stato creato, che cosa si può fare. Ma ora facciamo delle prove. Alexa, accendi sala. Alexa, spegni sala. Come avete potuto vedere, ragazzi, finché magari non verrà rilasciato un bel aggiornamento che consentirà di dare comandi multipli in un'unica soluzione, Speriamo breve. questo è il modo migliore e più rapido per dare un mega comando di spegnimento luci. È Eh sì. stato semplice, intuitivo, Veloce. veloce. Per cui ragazzi, ci vediamo nei prossimi video con tante altre novità. Ciao ragazzi! Ciao!